Siamo con la dottoressa Luigia Spinelli, sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma e socio onorario Ius Gustando, con cui abbiamo avuto il piacere anche di vederla partecipare alla nostra gara culinaria Magistrati contro Avvocati, che lei ha vinto. Qui nella sua veste di relatrice per questo libro sul Natale e la magia del Natale che si diffonde oltre le aule. Sì, innanzitutto grazie Antonella per avermi invitata, è sempre bellissimo poter partecipare a queste iniziative e mi fa particolarmente piacere partecipare quando si tratta di presentare un libro, nel caso di specie un libro che mi ha veramente conquistata, perché al di là del tema della magia del Natale, quello che io ho ritrovato in questo libro è soprattutto la necessità di ricercare e di ritrovare se stessi, e forse questa ricerca di se stessi, della propria umanità, funziona un po' di più quando vi è un'atmosfera natalizia che induce a soffermarsi un attimo e a guardare gli altri, a guardare non soltanto i fatti ma le vite degli altri, e questo apre il cuore rispetto a tante esperienze, soprattutto l'esperienza dell'amore. Quindi veramente grazie, perché ho letto questo libro con immenso piacere e sono sicura che altri ne leggerò nell'ambito di queste iniziative che mi conquisteranno. Vedremo quale di più, perché comunque si tratta di un concorso, di una piccola gara, ma certamente di alto livello. Quindi la dottoressa Spinelli ci ha confermato che anche quest'anno sarà nel nostro collegio elettori. E il tema di quest'anno è l'identità spirituale e socio-giuridica dell'uomo di valore. Quindi com'è un magistrato di valore? Ma un magistrato di valore è un magistrato che, a mio avviso, deve coniugare la conoscenza, la competenza, l'impegno sempre con l'umanità. L'umanità è un valore, cioè l'essere umani nel senso proprio del termine è un valore che non si può dissociare da qualsiasi veste si ricopra. I latini dicevano homo sum humani nil a me alienum puto, cioè sono uomo e quindi nulla di ciò che è umano ritengo diverso da me. Ecco, per poter essere, a mio avviso e dal mio piccolo, un uomo di valore, sia in magistratura ma in qualsiasi altro campo, occorre mantenere questa umanità e questa capacità di guardare i fatti anche e sempre con il cuore. Bene, grazie per questa testimonianza, buona lettura e buon Natale. Grazie anche a voi.